a tutti e benvenuti in un nuovo video Svuota la spesa. Sono appena tornata, in realtà volevo fare una spesa gigante e comprare insomma delle cose carine da mostrarvi, però poi in realtà ho comprato il necessario, comunque quello che compro di solito, quindi non per forza cose un po' speciali per Svuota la spesa, e ho detto va, chi mi segue guarderà sempre le stesse cose che compro, però insomma so che vi piacciono tanto questi video. E al momento, tra l'altro, è l'unico forma di video che riesco a registrare, ma veramente vorrei registrarne altri. E insomma, vi faccio vedere un attimo. Sono stata sia dall'MD che dal fruttivendolo e ho comprato non tantissime cose rispetto agli altri svuota la spesa. Vado super veloce perché ho dei surgelati che devo assolutamente mettere a posto. Allora, prima di tutto ho preso dal fruttivendolo questi pomodori. Sono i piccadilli, ne ho presi tanti perché io li utilizzo sia per fare le melanzane nel forno, o ad esempio ci ho pensato anche per le insalate, o per fare il petto di pollo con il pomodoro, insomma un po' di ricettine così di contorni veloci. Poi tre zucchine, forse anche quattro, eccole qua, quattro zucchine, tutte queste vanno messe a posto, una melanzana, queste qua, poi un finocchio, eccolo qui, e poi due kiwi, anzi no, tre per l'esattezza, tre kiwi. Per il resto sto pienissima di mele e di pere, quindi insomma come frutta sto a posto. Poi ho preso questa carta marroncina come carta regalo che era in sconto per impacchettare alcune cosine che devo spedire per Vinted. Poi due, questo invece è MD, quindi la carta regalo è di MD. Scusate, ho famissima e sono stanca, sono svegliata tipo le 6, insomma capitemi. Poi queste qua, le insalate, le prime. Poi questo è l'attudino. Poi ho preso questo orologio qui per mio papà, lui non ha un orologio di quelli che si attaccano al cellulare, siccome c'è la mia mamma e lui no, se non erro, ho detto vabbè, glielo prendo, questo qui, mi sembrava anche carino, poi tutto nero. Poi pane di segale, dico meglio, ok, mi sono avvicinata un po' così mi vedete ancora più da vicino, quindi pane di segale, dico meglio, vi dicevo. Due barrette di cioccolato fondente 85% solito. Poi gli stick per la mia cucciolina, questi Dentasticks. Poi ho preso due confezioni di crema Bel Paese, gli stracremosi. Questi qua sono buonissimi, secondo me, spalmati o sulle fette biscottate o sul pane. Molto molto buoni. Poi ho preso il della marca Daily Bread, sono tipo delle fette vasa, queste qui, e anche queste qua le voglio provare con il formaggio spalmabile. Poi ho preso yogurt greco, solito 0% questo grande, e dovrebbero essercene altre due di confezioni piccoline. Poi fese di tacchino a fette, e qui prima busta andata. E adesso ho una busta un po' più piccolina dove ci sono i nostri surgelati. Li prendiamo a noi. Poi ho preso un chilo di petto di pollo. Io questo qua lo suddivido a porzioni e poi appunto lo congelo. Poi ho i fusi di pollo, questi qua. Questi sono buonissimi, cotti in friggitrice ad aria. Oddio, testando tutto, ma non ci sono problemi. Ecco i surgelati, ho preso i cuori di merluzzo e i filetti di salmone selvaggio. Allora, questi qua li metto già in freezer, mi sono appena dimenticata che ho dimenticato di comprare l'acqua, tutto a posto. Comunque, due pezzetti di grana, finalmente il mio grana padano che amo, mi piace un sacco. Poi due confezioni di yogurt greco senza lattosio, queste qui. Ora è di nuovo periodo di porridge, in realtà non sono ancora riuscita a farmelo, però sto finendo dei cereali e poi prendo col mio porridge avena e mele, pere, insomma tutto quanto. Poi gli hamburger, questi qua alle verdure che sono strabonissimi, io questi ve li stra consiglio. E poi per finire anche queste buonissime, le margheritine agli spinaci, anche queste qua ottimi valori nutrizionali, ottimo rapporto qualità-prezzo, ingredienti buonissimi perché abbiamo spinaci, carote, proteine di pisello, glutine di grano, farina di grano e farina di riso, cipolla, sale, poi aglio,
fibre amido, comunque veramente i valori sono buonissimi e poi tra l'altro sono veramente molto buone e sono un valido secondo per quando non si sa che cosa mangiare al volo, ecco, insomma non abbiamo tantissimo tempo da utilizzare per preparare tutto. E nada, questo è tutto quello che ho comprato, vi ringrazio per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima, ciao!